Ben ritrovati all'appuntamento settimanale di Diocesi in Forma con le notizie a cura dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Si celebra domenica 24 settembre la 109ª giornata mondiale del rifugiato e del migrante, dal tema Liberi di scegliere se migrare o restare. Sono in corso i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Terlizzi. Segnaliamo in particolare giovedì 28 settembre la fiaccolata nel centro storico e lo spettacolo di fuochi pirotecnici a cura del Comitato Feste Patronali. Venerdì 29 settembre Monsignor Cornacchia presiederà la celebrazione eucaristica presso la Concattedrale alle ore 19. Le celebrazioni in onore della Madonna del Rosario, promosse dalla Confraternita del Santissimo Rosario di Terlizzi, culmineranno con il Triduo Solenne dal 27 al 29 settembre. Sabato 30 settembre la processione verso la Concattedrale alle ore 20. Domenica 1 ottobre Monsignor Cornacchia presiederà il Pontificale alle ore 9.30. Lunedì 2 ottobre si svolgerà la processione sul carro floreale alle ore 19.30. L'Azione Cattolica Diocesana promuove sabato 23 settembre il convegno Tempo e Cura del Creato, una giusta relazione con Dio, l'umanità e la natura, presso l'auditorium della parrocchia Cuore Immacolato di Maria a Molfetta dalle 17.30 alle 20. E ora entriamo nel vivo del numero 30 del settimanale Luce e Vita di domenica 24 settembre. L'editoriale del direttore Don Giuseppe Germinario è dedicato al convegno pastorale Tracce di Sinodalità a 60 anni dalla Lumen Gentium, con cui si è aperto l'anno diocesano alla luce delle direttive per la fase sapienziale del cammino sinodale e delle sintesi dei due anni già vissuti. Proprio alla Lumen Gentium è dedicata la terza pagina che fa sintesi dei suoi punti principali. Le pagine 4 e 5 raccontano l'esperienza di pellegrinaggio del gruppo cattolico giovanile tedesco e la route vissuta dal clan fuoco Martin Luther King Giovinazzo I sui passi delle Aquile Randagie, gruppo scout che si oppose ai dettami fascisti. Prosegue la campagna di sensibilizzazione alla firma 8 per 1000. In questo numero il punto dei progetti e delle opere ristrutturate relative alla nostra diocesi, attraverso le voci di Don Cesare Pisani, direttore della Caritas, e Don Michele Amorosini, direttore dell'Ufficio Beni Culturali. Una firma che fa stare bene e diventa dono moltiplicato restituito. In ultima pagina, la rubrica di spiritualità a cura del diacono Don Marco Cantatore, e riportiamo anche la preghiera di Papa Francesco per la giornata del rifugiante e del migrante. Grazie per l'attenzione e buona lettura.